Buongiorno, un outfit of the day, anche face of the day. Allora, come sono vestita oggi? Oggi ho un vestitino di Promod, un vestitino di Promod che sono riuscita ad avere per un prezzo abbastanza eccezionale perché semplicemente io ho la carta per Promod, sebbene non ci vada quasi mai, ci vado solo 2 o 3 volte l'anno quando ci sono i saldi in genere e lì accumulo punti e fortunatamente poi via internet mi arrivano degli sconti. Quindi con uno sconto di 4 euro ho preso questo vestitino che già era in sconto e scontato costava 19 euro, 19 euro meno 4, quanto fa? E insomma, questo è quello che l'ho pagato. Questo è quello che ho pagato questo vestitino. Vedo già la grammatica, va bene, non mi assiste. E quindi oggi ho questo vestitino con sotto una semplice maglietta a maniche lunghe nera e calze, per una volta le calze, calze nere con stivali di bata e sopra sotto anche dei calzettoni neri perché è un po' freddo. Ora, c'è questa cintura, questa è una simpatica cintura elastica, è semplicemente una cintura elastica. Se io metto questa cintura elastica qui intorno e la chiudo così. Viene fuori un altro vestito praticamente, viene fuori tutta un'altra cosa che non è male, mi piace anche così. Questo vestitino mi piace anche così, anzi, forse mi piace ancora di più così perché crea con queste linee nere, queste taschine colorate dello stesso colore qui, dello stesso color panna. Con questa cintura crea un di più che fa molto Mademoiselle Gabrielle. Mademoiselle Coco, però appunto, siccome a me non è mai piaciuta, a me piace tantissimo Coco Chanel come tipo di personalità perché era una persona piuttosto tuonante, e però non mi piace come si vestiva. Quindi questa cintura la lascio qui per il momento. Poi decido, poi prima di uscire di casa decido. Poi mi siedo per accessori e quant'altro del giorno. Non c'è tantissimo come accessori perché c'è soltanto questo anello nero e poi ci sono questi orecchini che da una parte hanno un segno e dall'altra hanno un altro segno. Questi sono orecchini che ho messo insieme io. Poi sulle unghie c'è una cosa un po' precaria ma che mi sono divertita a fare. Vedete che le unghie sono bicolore e il colore più scuro è questo della Pezzvai e si chiama Heartbreaker. Rompicuori, come si dice in italiano. Invece il colore più chiaro è quest'altro che si chiama Elegant, così. E ho provato a fare semplicemente queste unghie in questa maniera perché così? Perché avevo del tempo da perdere, quindi mi sono divertita a fare questa cosa. Avvicino un po' la faccia perché adesso è il momento della faccia del giorno. Prendo anche la mia borsina IKEA per mettere dentro tutte le cose. Allora, ci sono tre tipi di concealer oggi nella zona qui sotto del contorno occhi. Ci sono tre tipi di concealer perché ho voluto provare il metodo Lolla, però ho voluto provare con le cose che avevo a disposizione. Allora, sulle parti più scure delle occhiaie, sulle parti che sono un po' violacee, bluastre, ho messo di questo concealer dell'Alverde, che è un concealer che c'è sempre nella collezione permanente e io ogni tanto mi dimentico anche. Ho messo questo colore, che è il colore beige. Vedete bene che mi dimentico di questo concealer perché praticamente non lo uso quasi mai, però ho voluto provare questo colore più scuro. Questo è veramente un beige, un colore molto scuro. Vedete qui sul dito, è un colore che messo sulle parti che sono violacee o bluastre, effettivamente copre, effettivamente cancella il colore bluastro violaceo, come giustamente Lolla ha mostrato nel suo video. Quindi su quelle parti c'è questo. Poi invece sopra questo e sul resto c'è il solito cream to powder, quest'altro concealer sempre dell'Alverde che vi ho fatto vedere già tante volte, quindi che cosa ve lo faccio vedere a fare. E poi c'è una spolverata quasi a mo' di cipria di questo della Minerale Puro, del correttore verde della Minerale Puro. Questo correttore, vi ricordo, sì, è verde però sfumato bene, praticamente il verde si disperde, rimane solo un'area di rischiaramento sotto il contorno occhi e tutte queste cose le ho sfumate con questo pennello. Questo è sempre il pennello di Zoeva, il Crease 228.
così, oggi ha perso 3 pezzi di peli, ma 3 pezzi di peli contati. Allora forse sta migliorando, forse si sta rendendo conto che se vuole continuare a lavorare per me devo un po' incominciare a funzionare. Poi ci sono 2 ciprie, una all'inizio del trucco, i soliti 2 strati di qualche video fa, di cui vi ho parlato qualche video fa, e poi c'è una cipria finale. Allora, la cipria per i 2 strati è questa, della Everyday Minerals, come sempre, la Natural Reflections Light. Infatti vedete che scende qui il livello, perché la uso tutti i giorni. E poi alla fine del trucco, come cipria fissante, c'è questa della MAC, la Prep and Prime. Oggi mi sono ricordata di portare di qua tutto e quindi di questo sono molto felice. Ah no, mi sono dimenticata di portare il pennello giapponese per il bronzer, ti pareva una cosa, me la dovevo dimenticare. E c'è come bronzer questo è il bronzer dell'Alverde, leggerissimo leggerissimo, si chiama, come si chiama, Caribbean Summer. Inutile che io vi dico come si chiami, perché questo faceva parte di una collezione di un bel po' di tempo fa, stavo per dire tantissimo tempo fa, e invece no, è una collezione risalente a forse febbraio-marzo, non è tantissimo tempo fa. Il colore del bronzer è questo, vedete, è un po' luminoso, dentro ci sono dei micro brillantini dorati, micro brillantini che poi dispersi sulle guance non si vedono, e quindi questa è una cosa molto positiva. E poi c'è un blush in crema che è questo, il color Plum, sempre dell'Alverde, anche questo colore bellissimo. Bellissimo, che fa da ottima base cremosa blush, veramente. E questo è il suo colore. E poi sopra, on top of everything, sopra tutto questo miscuglio, sopra il miscuglio di bronzer e blush in crema, c'è con questo pennello della Everyday Minerals. Questo è un pennello al quale voglio sempre tanto bene. Alcune volte, anzi spesso, uso il pennello della Everyday Minerals, e quindi questo non è della Everyday Minerals, ma è, come c'è anche scritto qui, della Elemental Beauty. Ogni tanto mi confondo con i nomi, e la cosa più bella è che mentre mi confondo non me ne accorgo neanche. Quindi questo è un pennello della Elemental Beauty che mi piace tanto, mi piace sempre tanto, e ogni tanto uso questo, ogni tanto uso il pennello angolato della Everyday Minerals, dipende dall'effetto che voglio ottenere. Se voglio ottenere una guanciotta più rotondamente colorata, allora in genere uso questo. E che cosa ho usato, che prodotto ho usato con questo pennello? Ho usato questo è un blush della Alverde, comparso sul mercato, comparso nei negozi 2 giorni fa e immediatamente scomparso, perché l'Alverde sta facendo un battage pubblicitario per questa collezione limitata, che è pensato momento per momento, per chi si intende di marketing, apposta per spingere la gente a buttarsi sopra questa collezione limitata. Collezione limitata che, detto molto così francamente, non è un granché, non è un grandissimo che, ci sono delle cose evitabilissime in questa collezione, e però è già scomparsa, è rimasta nei negozi praticamente un pomeriggio. Io sono entrata nel demo un pomeriggio alle 4 e c'era l'espositore appena messo insieme dalla commessa del demo, poi ci sono rientrata alle 7. Un po' per curiosità, per vedere come stavano andando le vendite, perché mi interessa molto. Io seguo tutti i comunicati stampa dell'Alverde su Facebook, e poi vado a verificare come funzionano, l'effetto che hanno sulla gente. E alle 7 di sera l'espositore era completamente vuoto, c'erano rimaste solo un paio di cose. Allora, questo dicevo, però non ti perdere in chiacchiere, questo dicevo, un blush nuovo dell'Alverde che si chiama Compact Rouge Peche, così. E il colore di questo blush è un colore piuttosto carino, così, ma è molto chiaro, è molto 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 chiaro. Comunque rilascia colore, pur essendo chiaro, rilascia colore. Questo è il colore, vedete che c'è anche un leggerissimo sheen, una leggerissima luminosità, molto carino. Molto carino, di questa collezione limitata ha 2 blush, uno più chiaro e uno più scuro. Poi sugli occhi io oggi ho usato 3 pennelli, che sono questi. C'è un pennello della Everyday
Clay Minerals che ho usato per sfumare le matite. Sfumare le matite un po' su tutta la palpebra mobile, specialmente in zona uscita. Che ho detto ancora della Everyday Minerals? No, questo è un pennello della Elemental Beauty. E poi c'è questo pennellozzo della Elf che ho usato per sfumare qui sopra. E poi c'è questo pennellino angolato che è il mio solito immancabile e che ho usato soprattutto per tirare le linee qui sotto, sotto l'occhio, dopo aver sfumato, ho ripassato con un po' di matita e ho tirato le linee verso l'esterno. Caduta la matita. Momento. La matita sapeva di dover entrare in scena tra qualche secondo, quindi si è emozionata e caduta. La matita della situazione è questa, chiaramente, la matita della Zante, color ruggine anche oggi. Verifichiamo se scrive ancora. Sì, scrive ancora ed è sempre dello stesso colore. Quindi questa matita c'è all'attaccatura delle ciglia sia sopra sia sotto, all'interno dell'occhio. All'interno dell'occhio c'è anche la matita color ruggine della Zante, però nella parte di sotto. Nella parte di sopra invece, all'interno dell'occhio e anche poi sfumata l'attaccatura delle ciglia, c'è questa matita della Alterra che è una matita di una collezione Smoky qualcosa, anche questa già estinta, è una collezione già estinta, teoricamente è una matita nera. Sul mio occhio ha un effetto però grigiastro, grigiastro verde che mi piace molto. In questo periodo mi sto un po' fissando con il grigiastro verde. Poi al centro della palpebra c'è questo ombretto cotto al verde che si chiama Elegant Beige, questo c'è ancora nei negozi, da quanto mi sembra di ricordare. Il colore è questo e così è sul dito, vi faccio vedere qui. È un ombretto molto luminoso, molto carino, veramente molto molto carino, molto molto fragile purtroppo. Poi su tutta la palpebra mobile, come wash di colore, come mi piace sempre dire, ossia come spennellatona di colore, c'è di questa palette duo della Alverde che si chiama Mauve Harmony numero 34, così, anche questa credo ci sia ancora nei DM. C'è questo colore che è un colore rosa che sull'occhio a malapena si vede, scurisce e iridescenza, iridescenzare è l'infinito di questo verbo appena inventato, un pochino l'occhio, un colore che mi sta piacendo molto in questo periodo, un po' per sfumare gli altri colori, un po' per fare una base colorata, mi piace veramente molto. E poi sulla piega dell'occhio ben sfumato, sia sulla piega dell'occhio esterna sia sulla piega dell'occhio interna, perché a me piace fare così, non mi piace avere la parte dell'occhio interna illuminata, non mi piace, vado più per i colori scuri. C'è questo mono ombretto della Alverde, anche questo esiste ancora perfettamente nei negozi, c'è ancora, si chiama Dark Aubergine, melanzana scura. Questo è un colore bellissimo. Tra l'altro, delle cose nuove dell'Alverde, questo ombretto è quello che sta ottenendo più successo perché è stato recensito da una famosa signorina tedesca che si chiama Maggi. Detto all'italiana, e insomma, a lei questo ombretto è piaciuto molto, quindi tutte si sono fiondate. Infatti, se vi capita di andare in Germania davanti agli espositori dell'Alverde, è tutto bello pieno, tranne la collezione limitata che però viene esposta lontana dall'espositore normale. Nell'espositore normale è tutto ancora bello pieno, normale come sempre, solo al posto di dove dovrebbe essere questo ombretto c'è un buco perché così funziona quando le personcine su YouTube pubblicizzano molto qualcosa. Purtroppo funziona così anche con me, è una cosa da cui io mi vorrei tirare fuori, ma se io voglio parlare del trucco che ho fatto, anche per ricordarmelo io, come faccio? Dovrei dire qui ho messo questo, qui ho messo quello, senza far vedere i prodotti. Ma allora dove sta il bello del video? A me piace anche rivedermi in video le cose che ho usato, e quindi è così che deve andare. Siamo tutti parte del meccanismone commerciale dentro al quale siamo intrappolati, accidenti al mondo. E perché sto girando questo ombretto? E qui, come sempre, c'è questo ombretto, c'è un pezzettino di una metà e un pezzettino di un'altra metà. E questo è un ombretto molto carino, molti pensano che sia ocra dai commenti sotto il video, invece è arancione, però viene ocra, viene color ocra evidentemente in videocamera, è un colore che evidentemente la videocamera acchiappa stranamente, in maniera strana. E poi sulle ciglia, tutte le ragazze sotto gli ultimi video mi dicono: ma che belle ciglia, ma che belle ciglia. Allora, queste ciglia vengono attrezzate
vengono colorate di nero, vengono rivestite di nero, sempre con lo stesso mascara. Quindi, perché mi chiedete tutte le volte in tutti i video che belle ciglia, ma che mascara hai? È sempre lo stesso mascara ed è questo, quello dell'Alterre. Anche questo è scomparso, anche questo è estinto perché faceva purtroppo maledizione parte di una collezione limitata che si chiama, non mi ricordo, che si chiama Smoky qualcosa. È un mascara carino, è un mascara carino che tra l'altro si prende cura anche delle ciglia perché io ho notato immediatamente dal giorno in cui ho incominciato ad usare questo mascara una crescita molto molto evidente delle ciglia, quindi io sono veramente contenta con questo mascara. Certo, come tutti i mascara naturali, bisogna un po' farci amicizia perché lo spazzolino, sebbene amichevole nei confronti della forma delle ciglia, comunque a volte esce fuori dal tubetto un po' troppo carico di prodotto, quindi bisogna scaricare un po' di prodotto all'imboccatura del tubetto. Poi bisogna fare un po' attenzione perché è un mascara che si dimostra molto umido, molto cremoso nell'applicazione, quindi va a finire facilmente dappertutto, in giro per la palpebra e per tutto il contorno occhi. Però poi una volta assestato rimane lì. Io all'inizio avevo paura che piegando le ciglia di nuovo, già con il mascara addosso, cadessero pezzettini di mascara, perché questo mascara è rigidisce un po' le ciglia. Era una mia paura. In realtà, se faccio attenzione con il piegaciglia, cioè se non premo troppo nel piegare le ciglia già con il mascara, una ulteriore piegatura delle ciglia così giusto per strafare, non succede niente, il mascara rimane comunque lì. Tra l'altro, con questo mascara ci ho dormito perché questi sono giorni di lavoro intenso. Ci sono delle volte in cui io vado a casa, crollo e senza volerlo mi sveglio direttamente la mattina dopo. Con ancora tutto il trucco in faccia e vestita come per andare al lavoro, che è pratico tutto sommato perché uno poi deve solo aprire la porta e uscire. Sto scherzando. E questo mascara regge, è fantastico. E quindi basta, degli smalti cui vi ho già parlato. Ah, sulle labbra, sì, certo. Sulle labbra c'è una base che è il solito Budger Balm. Ormai ho ingranato con questo e continuo ad usare sempre questo, che tra l'altro si assottiglia, diventa piccino molto velocemente perché lo uso proprio tutti i giorni, più volte al giorno. E insomma, e poi sopra c'è, vi presento un altro prodotto della collezione limitata nuova dell'Alverde che si chiama Mademoiselle e che viene pubblicizzata con lo scopo di spingere specialmente le ragazze più giovani e equipaggiate in modo inadeguato contro le manipolazioni di marketing. Questa è una collezione che veramente non è un granché, davvero non è un granché. Gli ombretti non sono un granché, i lucidalabbra, mamma mia, ci sono tre lucidalabbra, solo uno si salva secondo me. E insomma, però, ripeto, gli espositori sono vuoti. Questa è una collezione che è uscita 2 giorni fa. Vabbè. E questo è il numero 30, rossetto numero 30, si chiama Rosé. È un nude, in questa collezione ci sono tre rossetti, due sono nude, ma nude, veramente nude, che cancellano un po' le labbra. Comunque in una maniera ancora umana, ancora possibile. Questo è il colore di questo rossetto. E poi c'è un color ruggine scuro bellissimo. E quello sì, quello è un rossetto che veramente vale la pena di avere. Gli altri due non veramente. Io comunque ne ho uno degli altri due, dei nude. Uno dei nude. E poi sopra, perché ci sono delle cose che io uso raramente, che però devo finire. Quindi sopra c'è questo, c'è il California Kissing di Benefit. California Kissing di Benefit è un lucidalabbra azzurro. È un lucidalabbra azzurro, ma in realtà è trasparente. Dentro ci sono delle pagliuzze azzurre che non sono per niente evidenti, perché se vi faccio vedere, questo è lucidalabbra, non si vedono le pagliuzze per niente. Queste pagliuzzine azzurre però rendono il tutto più scintillante, danno anche un effetto vagamente rimpolpante. Tra l'altro la cosa buona di questo lucidalabbra della Benefit è che rimane lucido, non si riassorbe, le labbra non lo riassorbono, perché giustamente gli ingredienti di questo lucidalabbra sono ingredienti da così, da circo degli orrori. Quindi il lucidalabbra rimane bello appiccicato addosso sulle labbra per molto tempo e rimane brillante. Questa è una cosa molto positiva. La cosa negativa è che chiaramente questo è un prodotto Benefit. Gli ingredienti che ci sono dentro non sono ingredienti molto positivi. Poi le signorine che ci tengono alla salute degli animali dall'abollatorio mi diranno: ma Benefit testa sugli animali? Sì, lo so, ma che cosa devo fare?
devo fare, questo ce l'ho, che faccio? Lo butto dalla finestra perché arrivano due signorine sotto il video a dirmi testa sugli animali, ormai ce l'ho, basta, fatela finita con i commenti superflui. Volevo solo dire, sono consapevole di questa cosa. Oh, dal momento che stiamo parlando di consapevolezza, per quelle ragazze a cui va di perdere tempo sotto i video per dirmi che c'è uno stacco tra la faccia e il collo, tra il colore della faccia e il colore del collo, allora, è successo semplicemente che sotto il video dei favoriti del mese di settembre per quanto riguarda i prodotti da trucco, si sono accampate delle signorine a fare tutto un discorso sul fatto che tra il colore della mia faccia e il colore del mio collo c'era uno stacco. Ora, nel caso di quel video, la spiegazione era molto semplice, però le signorine non hanno avuto voglia di capire che cosa era in corso in quel video, perché probabilmente il video se lo sono visto zompettando, saltando da una parte all'altra, e io non ho molto rispetto per le persone che fanno così e tendo, soprattutto quando vengono e si manifestano con un commento solo per prendere in giro e solo per buttare lì la cattiveria. Quindi io rispondo con altrettanta mancanza di rispetto e con altrettanta non cattiveria, però in un modo che le sbologni velocemente. La questione di quel video era la seguente: faceva molto caldo, c'erano quasi 30 gradi, la mia faccia era tutta rossa. Perché succede così? Le facce si accaldano al sole. Portatevi uno specchio al mare e guardatevi quando siete a picco, quando avete il sole a picco in testa e vedete di che colore vi diventa la faccia. Però per il resto, su quella faccia di quel video non c'era trucco. Su questa faccia invece c'è trucco naturalmente, cioè come trucco la cipria, il fondotinta no, perché non lo uso. Qualora ci dovesse comunque essere uno scacco matto cromatico, uno stacco cromatico tra collo e faccia, io non ci posso fare niente per il semplice motivo che non ci voglio fare niente. Io sono una di quelle persone che non metterà mai trucco sul collo semplicemente per abbinare il collo alla faccia. Questo non succederà assolutamente mai, perché io la sera non sono una persona che ha voglia di struccarsi l'intero collo, non sono una persona che ha voglia di imbrattarsi i vestiti giusto per abbinare collo e faccia, e non sono una persona che ritiene che ci sia niente di male nel fatto che la faccia, essendo esposta al sole, specialmente in questa nazione che è una nazione molto fredda, la faccia è una zona del corpo che viene esposta al sole molto più del resto del corpo. Quindi il mio collo sarà sempre bianco e la mia faccia invece sarà sempre più scura. E questo è quanto, è la realtà dei fatti, è la vita, me la tengo così, mi tengo così sia il mio collo sia la mia faccia. Fine. Ta-da-da! Fine della disquisizione stupida e completamente sciocca e completamente superflua per le ragazze che dovessero aver voglia per sbaglio di venire qui sotto a dirmi: ma perché ti giustifichi? Non mi sto giustificando, sto ridicolizzando i commenti delle signorine sotto il video dei favoriti del mese. Perché sto facendo questo? Perché mi va di fare così. Ecco. Aggiungerei volentieri un effetto speciale al dente quando faccio così, pling! Una scintillina così, da cartone animato di Arale. Allora, ciao, tanti saluti, io adesso esco, vado a lavorare. Ciao!